che decide di Pronto? stampare alcune migliaia Pronto? di cartoline Sì? dicendo Comunque fa sono ridateci Alba, l'otto. ciao. Sì. Io vorrei chiederti una cosa. Sono parecchi mesi che ti seguo, però non riesco a capire, diciamo niente quasi. È giusto, Cioè, cioè è regolare. ecco, forse può darsi che sia arrivata un po' in ritardo, eccetera, però non riesco a capire. Cioè, ma quello che Allora, tu dici si può rapportare al tempo dei faraoni che adoravano tanti dei? sì e no allo stesso tempo, cioè le due cose insieme. Se vuoi ti faccio un piccolo riassunto in qualche minuto per spiegarti il cappello generale. Senti, poi un'altra cosa volevo dirti, cioè, guarda, la gente che dice che ce l'ha coi preti, Sì. eccetera, cose del genere, io ho avuto mio padre che ha fatto 60 anni di segretano e ti posso dire, io ho sempre frequentato lì la parrocchia, eccetera, finché ero bambina, ti posso dire che sono quelli che dicono male che dopo di nascosto, alla sera, eccetera, vanno lì e ci portano i soldi. Perché, cioè, a me non sembra, sì, vabbè, magari alle volte chiedono qualche cosa, ma non te li vengo a togliere di tasca, capito? I soldi. Ma Sì. la gente che glieli porta, Sì. cioè porta anche soldi, perché magari lui poi li investa. Cioè, ecco, io non ce l'avrei tanto per quelle cose lì, perché sono proprio quelli che dicono male che poi vanno lì e si fanno Alcuni commiserare. sì, Perché a facevano me, per questo. esempio, non sono mai riusciti a condizionarmi. È un po' più sottile il Sì, discorso. Sì, un po' più può darsi che sottile. io non ci arrivi No, perché no, non. ci arrivi, non è questo, è soltanto l'angolatura con cui si guardano le Sì, cose. un'altra cosa poi basta. Ma il primo martedì del prossimo mese Sì? ci sei anche tu? Sì, ci sono anch'io. Ah, forse verrò. Se ti presenti, Sì, beh, comunque si certo. sa subito chi sono io perché non c'è problemi. Sì, beh, basta che senta un po' la voce, Sì, insomma, beh, cercherò di anche. venire. Perché devo un po' approfondire, perché proprio non lo so, dico, sono talmente tanto ignorante che non riesco a No, capire è niente. perché stiamo facendo un discorso estremamente complesso. E se non l'hai seguito fin da 2 anni che lo No, stiamo no, ecco, facendo, non potevo hai prima. perso. Comunque io in pochi minuti cercherò di darti un quadro complessivo, che non è esauriente, però ti Vabbè, permette un pochino di sì, centrare il no, ma se discorso. non hai tempo non No, importa, ma lo eventualmente faccio, ci troveremo per le lì. telefonate lo faccio questo. Va bene, ti Ok? ringrazio. Ciao. Ciao, ciao. Ciao anche il tuo ospite. Grazie, ciao. 2 minuti che spieghiamo Sì, un no, è giusto anche attimino. spiegarla, eh. Allora, noi siamo pagani politeisti, però lavoriamo nel presente per costruire il futuro. Ciò che è alla base del nostro lavoro proviene dal passato, proviene dai faraoni, dalla religione egiziana, dalla religione romana, dalla religione greca, cioè da tutte quelle che sono le religiosità pagane. Perché questo? Perché la nostra convinzione fondamentale è che non esiste una coscienza che crea il mondo, che crea l'universo, ma esiste il presente che attraverso le trasformazioni, attraverso l'assumersi la responsabilità della propria esistenza, va a costruire la coscienza universale. Questo cos'è che comporta? Comporta che praticamente non esiste una volontà creatrice, ma esistono tanti esseri. Scusate, 2 minuti prima delle telefonate che do questa spiegazione breve, breve, 2 minuti solo. Esiste gli esseri presenti, le persone in questo momento, i virus, gli animali, la natura, i pianeti, le galassie, eccetera, che cercano di costruire se stessi, cioè aumentano la propria energia vitale, la propria coscienza, la propria consapevolezza e si costruiscono. Qual è la differenza fra noi e le altre religioni? È che noi siamo convinti che bisogna prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita ogni attimo dell'esistenza, mentre invece per i cristiani tanto ci pensa il padrone, tanto ci pensa il Dio creatore. Questa è la nostra differenza. Cosa succede questo? Succede che nel far questo noi alimentiamo il Dio che cresce dentro di noi, cioè ogni essere vivente nella natura, ma anche ogni essere di energia, ogni essere galattico, la Terra. Non è altro che un modo per costruire il Dio che cresce dentro di sé. E la costruzione di questo Dio si relaziona con tutti gli altri dei. Per esempio, l'albero per me è un Dio che cerca di espandersi. Il virus è un Dio che cerca di espandersi. Francesco è un Dio che cerca di espandersi. Con tutto questo, noi costruiamo delle relazioni. Perché? Perché se noi riusciamo ad accumulare abbastanza energia vitale, abbastanza potere di essere, riusciamo se
riusciamo a fare questo, riusciamo a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Questo riconoscimento di essere degli dei circondati da tanti dei è sempre stato la base di tutta la storia pagana. Dopo, i nomi con cui definire quel dio, quella forza, quella tensione, può essere Osiris, può essere Giove, può essere Mater Matuta, può essere Maia, può essere Pan, può essere Zeus, può essere Giunone, però questi nomi definiscono delle realtà, definiscono delle forze con cui noi entriamo in rapporto, ma entriamo in rapporto con queste forze solo se noi abbiamo un cammino virtuoso per costruire il dio dentro di noi. Quello che dicevamo prima è che costruire il Dio che cresce dentro di noi, i cristiani lo conoscono questo concetto, se lo dimenticano, ma loro costruiscono la distruzione del bambino, cioè la distruzione dell'essere umano, cioè mettono in ginocchio i bambini proprio per impedire loro di costruire il Dio che cresce dentro di loro, proprio per impedire loro di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Per questo noi mettiamo a punto invece l'arte, un modo per affrontare la vita, che ci consenta di prendere le nostre mani, la nostra vita, la responsabilità della nostra esistenza e di costruirci noi stessi. Per cui io posso chiamare il cielo, la sua coscienza come atmosfera, posso chiamarla anche come Giove, come Zeus, come voglio. Per cui sono sia il pagano antico, sia il pagano moderno che sta cercando delle spiegazioni, delle basi per costruire il futuro. Poi le altre spiegazioni te le darò quando ci incontriamo. Francesco, vai avanti, se vuoi telefonare. Sì, beh, sul discorso delle divinità, cioè nel senso che il paganesimo non può essere mai concepito proprio come un qualcosa di statico, cioè non è come nel monoteismo che è arrivato un profeta o che è arrivato un dio o un messia che hanno fatto la cosa. Cioè, sì. Nel paganesimo non sono mai esistiti i profeti o i messia. Senti, mi chiamo Pietro, telefono da Vicenza e sono molto molto contento di sentirvi, anche se vi sento per la prima volta. Ecco, sto registrando anche la vostra trasmissione perché volevo avere un po' di dati in più. Pronto? Sì, ti sentiamo. Ecco, allora guarda, io sono uno dei pochi in Italia, forse dei pochissimi, che è devoto alla grande Dea Madre. Non sono personalmente pagano come voi, anche se vi rispetto molto, ho già sentito parlare di voi, ho letto qualche rivista, purtroppo qua a Vicenza non c'è tanta possibilità, del resto anche fra lavoro, famiglia, tutte queste cose, non è che... Ecco, niente, io sono d'accordissimo con quello che avete detto sulla Chiesa Cattolica e sono dell'idea che gruppi come i nostri dovrebbero cercare anche un punto di unione proprio per tenere un qualcosa, per resistere contro l'urto che sta facendo la Chiesa Cattolica, perché in effetti la Chiesa Cattolica è un'istituzione estremamente potente ed estremamente pericolosa, specialmente per persone come noi. Io che ho scelto di seguire la Dea Kali e riconosco in moltissime cose che avete spiegato anche adesso, tanta filosofia dell'induismo, io appartengo alla tradizione tantrica comunque. D'altronde noi abbiamo citato Daniel Lu, che insomma come autore... Sì. Ecco, guarda, purtroppo sento pochissimo perché c'ho la radio che è un po' bislacca, no? Comunque, ecco, il mio discorso era solo questo, dovremmo cercare magari di tenerci uniti fra di noi, magari di sentirci, tutti i gruppi intendo, non io con voi specificatamente o cosa, tutti questi gruppi qua a carattere gnostico, a carattere politeistico, a carattere di seguaci di altre religioni che non sono troppo conosciuti in Italia, proprio perché effettivamente c'è un condizionamento, un tentare di abbatterci veramente molto cattivo da parte della Chiesa cattolica. Me ne sto accorgendo io, che ho avuto a che fare con dei preti cattolici, anche gente, non il classico prete di campagna, il classico prete di parrocchia, bigotto o cosa, anche gente molto aperta, che però si chiude non appena vede persone come noi. Ecco, io contro i cristiani non ho nulla specificatamente, anche se ti dico non mi interessa nulla di loro, perché ormai ho quasi completamente chiuso, a parte qualche principio che abbiamo in comune, ecco, tipo il rispetto verso le creature più deboli. Però la mia idea è che in effetti stiano cercando di prendere un potere come quello che avevano durante l'Italia fascista, se non anche prima. Ecco, senza parlare di politica, perché sono politico, quindi non è solo per portare... Ecco, se magari durante la trasmissione ci date qualche dato, qualche numero telefonico o cosa, sì, che così possa... appena te li do immediatamente. Va bene, anche ti ringrazio, metto giù perché magari ci sono anche altri. Ciao e tanti auguri, siete veramente molto molto in gamba. Ciao ragazzi, ciao. Questo discorso qua che fa è un discorso logico e noi lo accettiamo, ci sta benissimo. Anche il discorso di
cercare di mettere insieme tutte quelle forze che magari non. Ricordatevi sempre che il paganesimo è percezione soggettiva della vita, cioè, cioè esistono tanti paganesimi quanti sono le singole persone. Perché questo? Perché la percezione non può essere omogenea, cioè non si può costringere a una verità della percezione e nello stesso tempo non può neanche costringersi una verità nella descrizione. Per esempio, prendete l'esempio, il PAM di Francesco e l'anticristo mio sono due percezioni della Sì, vita esatto. che sono abbastanza diverse, però nello stesso tempo hanno anche molti punti in Sì, comune, capisci? non sono Per antitetiche. cui va benissimo, cioè con tutti quelli che hanno questo tipo di visioni, questo tipo di percezioni, noi siamo disponibilissimi a avere contatti, a discutere, a parlare, a trovare, a vedere Anche cosa perché non c'è in abbiamo nulla da comune. nascondere. Anche perché siamo persone pubbliche. Beh, speriamo che il nostro amico sia arrivato a prendersi carta e penna. Gli do il Sì. mio indirizzo intanto. Io mi chiamo Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, Venezia. Mi trovo sull'elenco telefonico e non c'è problema. Ti do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Ti do anche il numero di telefonino dell'istituto, se vuoi lasciare qualche messaggio, funziona sempre a Sì, segreteria comunque esatto. essenzialmente, ed è 0338 39 10 727. Ripeto anche per tutti gli altri che vogliono mettersi in contatto o avere discussioni, io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera e Venezia, naturalmente. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53, Marostica, Vicenza e il telefonino è 0338 39 10 727. Un altro recapito che può essere utilizzato per incontri o altre cose è la libreria Sottomondo di Treviso. La libreria Sottomondo di Treviso è in via Tolpada 11 a Treviso e il numero di telefono è 04 22 54 04 09. C'è da aggiungere qualcosa, Beh, Francesco? ecco, io volevo ricollegarmi un attimino all'ultimo intervento dell'ascoltatore, visto che lui ha un riferimento appunto più verso le divinità dell'India. E appunto, probabilmente l'autore, appunto, Pronto? l'ascoltatore. Sì, pronto? Parla famiglia Pedini? No, ho No, sbagliato il numero, salve. Salve. no. Appunto, l'ascoltatore conosceva la Lenda Nilu, in cui appunto noi pubblichiamo diversi argomenti, diversi scritti sull'ultimo numero del bollettino. Bene, a lei Daniel Lu si era anche appunto posto il problema dell'esistenza della violenza e cercava appunto di introdurre la violenza non come qualcosa di esterno, come fanno i cristiani attribuendolo a Satra, ma che andava considerato all'interno di un'economia dell'esistente. Solo per questa considerazione, L'Avvenire, che è il giornale della CEI, quando ci fu il caso dei sassi della cavalcavia di Cortona, arrivò a scrivere che dietro l'ideologia del genere poteva esistere il riferimento al pensiero di Alain Daniel Lu. Il libro di Alain Daniel Lusciva Dioniso è stato poco letto in Italia, si preferisce leggere quelle porcherie che sono la Bibbia, il Nuovo Testamento e altre cazzate varie, cioè tutta spazzatura, e però nessuno che l'ha letto aveva mai pensato di andare a lanciare i sassi del cavalcavia, pur dicendo che appunto, cioè, beh, se ci passava il Papa io avrei avuto la tentazione Beh, no, io no, però me ne guarderei bene, anzi, se passa il Papa mi Comunque, allontano perché non ci siano sospetti, cioè, è meno una male. considerazione, è una battuta. Cioè, non è una cosa seria, insomma, è una battuta, però nessuno che approfondisce queste tematiche arriverebbe a una violenza del genere così gratuita, senza, copriva di senso ed è assolutamente inutile. E tra l'altro sarebbe il primo a dire questa è una violenza da stupidi. Loro, pur di denigrare, pur di giocare sulla poca conoscenza delle persone, pur di sfruttare l'occasione di colpire un pensatore che aveva dato dei riferimenti sostanziali, che criticava alla base il monoteismo. Basta pensare che quando morì Alain Daniel Lu nel 94, la stampa uscì col titolo di se fa è morto una persona la cui tutta la sua vita è stata dedicata alla lotta contro il monoteismo. Lui non lottò contro il monoteismo, lui affermò il politeismo e solo perché fece questa affermazione, la sua vita fu dedicata a questo, fu attaccato. E ancora adesso, pur essendo poco conosciuto in Italia, pur avendo una conoscenza marginale, non si sfrutta ogni occasione
di poter abbinare qualcosa di negativo a questo pensatore. E questo è un gioco veramente sporco, perché appunto non è che esistano in Italia, a parte noi e altri pochi gruppi, gruppi che conoscono quel pensiero dell'En Danielou. Però la Chiesa Cattolica si rende conto di chi sono, di chi può essere veramente pericoloso, ma non per quello che può proporre, ma per quello che ha realizzato, per quello che ha dimostrato, per quello che ha creato con la propria vita. Cioè, il pericolo del monoteismo non è tanto l'affermazione di quello che uno può fare, ma quanto può costruire al di là del Dio dei cristiani. Perché questo loro possono fare, cioè questo è la loro pericolosità. Perché i cristiani sono sempre disposti, per chi crede in Dio, sono sempre disposti ad accettarli, a discutere, a fare qualsiasi cosa, perché sono, conoscendo ed accettando il Dio dei cristiani o il Dio dei monoteisti, sei sempre sottomesso a loro e prima o poi ti fregheranno, sarai fregato. E di conseguenza loro sono disposti, quando tu gli dici il vostro Dio non esiste, perché il Dio dei cristiani non esiste, non c'è. Esiste qualcos'altro che loro hanno camuffato come Dio. Esistono degli spiriti, delle divinità. Esistono delle tensioni. Sì, esiste, cioè, e loro molto ovviamente l'hanno incanalato perché così possono meglio dominare. Benissimo, quando tu dici il vostro Dio non esiste, la vostra religione è una menzogna, ed è uno sfruttamento, ed è una truffa, ed è un'illusione, ed è la menzogna assoluta, perché proprio in questo caso che noi non crediamo nell'assoluto, è il primo caso di menzogna assoluta, di menzogna totalitaria, di menzogna globale, cioè della più grossa affermazione incredibile che si possa essere. La più grossa truffa della storia. Esatto. Allora, quando tu dici questo, loro non sono più disposti, anche il prete più disponibile immediatamente diventa il peggiore inquisitore. Beh, ti ricordi Raoni, un capo indio, no? Quando dal Papa, disse al Papa, i miei dei dicono al tuo Dio di tirarsi via i missionari dall'Amazzonia. Mm. E il Papa si è girato in modo scostante e arrogante per andarsene via, cioè in piena udienza. Questo per dire che eravate di atteggiamento. Chiaramente Wojtyla è un essere squallido, cioè è un essere corrotto che va alla ricerca solo di ammazzare, che non si può difendere. Però questo episodio chiarisce qual è il reale atteggiamento. Cioè, chiaramente non poteva prenderlo e bruciarlo vivo, perché sono stati qualche centinaio d'anni di storia. Però l'atteggiamento diceva questo. Cioè, se i rapporti di forza non lo permettono adesso. Non lo permettono adesso. No. Però se un giorno i rapporti di forza lo permetterebbero, i roghi si riaccenderebbero. Ricordatelo bene. Cioè, il tentativo della Chiesa Cattolica di perdonare Galileo, cioè, Galileo aveva ragione, la Chiesa Cattolica aveva torto marcio, e chi ha torto marcio perdona chi ha ragione. Cioè, non so se vi rendete conto della puttanata della cosa. Comunque, questo atteggiamento dice che io comunque avevo il diritto di ammazzarti, per cui io ti perdono perché io avevo il diritto di ammazzarti. Cioè, domani succede le stesse cose e viene fuori la stessa cosa. Cioè, il dogma è sempre presente, cioè la legge divina è sempre presente, l'ordine di Dio è sempre presente. Per cui quando i rapporti di forza varieranno, vi ricordate, il patto di Nazareth dice agli apostoli, andate 2 a 2, se qualcuno non vi vuole, dice che dite cazzate, voi sbattete la polvere dai sandali e andatevene via. Questo dice più o meno i Vangeli, recito a memoria. Bene. Questa è l'indicazione del patto di Nazareth che si tradurrà quando i rapporti di forza saranno opportuni a mettete sul rogo tutti quelli che vi disprezzano. Questo è il senso dell'insegnamento. Sì, ma difatti appunto, ma anche loro non è che poi esista la richiesta di perdono, è una campagna pubblicitaria intorno alla necessità di mercato, cioè nel senso che in questa maniera loro possono permettersi di fare qualcosa di nuovo, cioè possono di ripetere, camuffano il passato. Perdonano Galileo, perdonano quest'altro per riabilitare Torquemada, perché sì, questo è infatti, il gioco che è sì, reale. Ma poi tra l'altro, come nel caso dell'antisemitismo, che la Chiesa è stata antisemita, loro non dicono che sono stati antisemiti, che loro hanno un dolore perché hanno permesso che altri lo fossero, ma chi erano questi altri che erano antisemiti? Erano loro stessi, però loro non sono responsabili, la Chiesa non ha parte, il Dio non è il Dio che ha generato questa cosa, no, è che loro sono stati troppo condiscendenti, hanno lasciato correre, non hanno colpe, non hanno responsabilità, hanno lasciato correre, cioè esiste un'astuzia, cioè loro proprio non credono in quello che dicono, lo fanno per necessità, lo fanno per un adeguamento al momento, alla circostanza. Un altro numero, arrivederci. Sì, di conseguenza è soltanto appunto un adeguamento a una situazione temporanea, cioè nel senso che una trovata pubblicitaria del momento, quando le cose saranno diverse la pubblicità si cambierà, cioè è uno strumento che viene usato in questo momento. Ma il problema appunto che sussiste non è solo
con diciamo un integralismo di tipo cattolico, ma esiste anche l'integralismo di tipo musulmano ed ebraico. Basta pensare che in Israele, pur essendo partiti da una società di tipo laico, ci sono i fondamentalisti ebrei che chiedono, ad esempio, gli autobus divisi per gli uomini e le donne. Cioè, questo avviene. Basta pensare, ad esempio, allo scandalo che si succede per altre cose. Cioè, parlerò questa sera di i nemici della stregoneria del paganesimo, accenerò alla sequenza cattolici, religione monoteista, pulsione di morte, energia neutra. Cercherò di essere abbastanza chiaro per far capire cosa abbiamo di fronte. Ecco, cosa abbiamo di fronte poi, ecco, una cosa curiosa, che dicono appunto gli ebrei non facevano proseliti, non facevano pubblicità, non facevano campagna, pubblicità a loro favore, che è un dato considerato di fatto, io l'ho trovato smentito. Per puro caso ho recuperato di un prete, tra l'altro, che è Alfred de Lois, un francese, si chiama La religione di Israele. Questo libro ha avuto una grande sfortuna, è stato stampato nel maggio del 45, il che si può pensare, cioè, che non abbia avuto una grande diffusione in Italia. Io per puro caso l'ho recuperato. Questo qua è un prete che è stato scomunicato, è stato messo all'indice, i suoi libri sono stati distrutti, cancellati, cioè tutto quello che si poteva fare, pur essendo lui un prete, pur reputandosi cristiano, perché aveva fatto con questo libro un'analisi della religione di Israele e diceva appunto, anche lui sosteneva che Gesù Cristo, e qua parla, leggo l'introduzione. La condanna dell'opio di Lois da parte dell'autorità religiosa era inevitabile. La critica razionalista che tutta la pervade lo spingeva ad affermazioni della massima gravità circa i fondamenti stessi della Chiesa. Nella sua critica egli arrivava ad affermare che Gesù deve considerarsi un epigono del movimento apocalittico giudaico e non un maestro di una nuova dottrina, né il fondatore di una nuova religione. Effettivamente il messianismo ebraico ha prodotto questo. Bene, l'autore fa un'affermazione e dice fa. Gli ebrei avevano fatto sostanzialmente delle campagne di proseliti messianiche verso gli altri popoli, però il paganesimo era talmente forte che la loro capacità di conversione si limitò a gruppi molto limitati, di conseguenza rimase l'ebraismo una religione legata al popolo ebraico. Che loro riuscirono a convertire altri popoli, questo è vero, perché non tutti sanno che, secondo alcuni storici come Koestler, sostiene che gli ebrei non esistono più, ma che quello che noi consideriamo ebrei sono i casari convertiti all'ebraismo. Ci furono degli stati addirittura nella Russia del Meridionale di popolazioni convertite all'ebraismo, cioè anche gli ebrei facevano proselitismo. Però nel momento in cui loro trovano la massima resistenza da parte dei pagani, non la resistenza violenta, ma la resistenza della logica, dell'intelligenza, della vita, nel confronto dei loro principi assurdi, delle loro follie monoteistiche, loro si ritirarono e cercarono di mantenere la loro identità. E questo lo fecero, cioè di conseguenza il monoteismo ebraico, l'integralismo ebraico, è stato sconfitto dalla capacità degli altri popoli di percepire la follia che c'era dietro del monoteismo. Però noi abbiamo il monoteismo ad esempio di tipo islamico, e anche quello, vediamo la situazione come ci troviamo, cioè l'Algeria non è a migliaia di chilometri distante da noi, non è centinaia di secoli, centinaia di anni lontano da noi. È una cosa che avviene tutto quanto adesso, avviene adesso. Eppure non vediamo la mobilitazione che c'è dei cattolici per questo fatto. Abbiamo la mobilitazione dei cattolici contro l'aborto, ma non abbiamo la mobilitazione dei cattolici contro i musulmani dell'Algeria che sgozzano le persone. E questo l'abbiamo già detto anche con i talebani. Sì. Cioè, il Papa non ha mai tirato fuori una parola. Sì. In Spagna hanno fatto una lotta contro l'aborto che è stata pazzesca fino all'ultimo voto, a manifestazioni a botte. Però loro non si permettono assolutamente di contestare una simile affermazione, perché non vogliono entrare in contrasto. Ecco, poi la responsabilità dell'integralismo è anche sarebbe da evitare i discorsi politici. Esiste anche una responsabilità politica dell'integralismo, cioè nel senso che esistono potenze coloniali, chiamiamole con il loro nome gli Stati Uniti, in cui hanno l'interesse che il fondamentalismo islamico si diffonda. Ecco, noi sentiamo parlare intanto di talebani, benissimo. Notizia di oggi, i talebani hanno firmato un accordo per 240 milioni di dollari con una società americana per la realizzazione delle telecomunicazioni, di un impianto di telecomunicazioni. Benissimo, poi dice, ma è una cosa secondaria, le telecomunicazioni sono... È una garanzia contro gli attacchi dell'Iran. Sì, no, ma non è questo. Io voglio ricordare che in Cile, quando ci fu il tentativo di nazionalizzare gli impianti telefonici, ci fu il golpe. L'AITT, sì, finanziava il golpe contro l'Ende. Sì, e si era più di 30 anni fa quasi.
Cioè, e allora i telefoni non avevano l'importanza che hanno adesso. A quei tempi i gol dall'United Fruit in America Latina erano all'ordine del giorno. Sì, però il fatto stesso che in un'epoca così contemporanea in cui le telecomunicazioni sono fondamentali, un paese così integralista come l'Afghanistan, con i talebani, firma un accordo con una società americana per 240 milioni di dollari per creare una rete telefonica, significa che il governo è ripetuto funzionale, sicuro, anche perché hanno la concessione per 15 anni. Perciò io non penso che una società vada a investire... Hanno la protezione degli Stati Uniti dai rogne che possono arrivare dall'Iran, sì, no? Perché l'Iran e il Pakistan, fra sciiti e sunniti, si stanno un po' scannando. Sì, difatti che esista anche l'accordo, un accordo fondamentale tra l'Islam integralista e l'Islam e gli Stati Uniti, come potere pornopuritano del mondo, perché sono dei pornopuritani, d'altronde il loro riferimento massimo è la Bibbia, e l'abbiamo avuto anche di sfuggita, io l'ho visto soltanto una minima parte, è stata una trasmissione fatta dall'Algeria, è intervenuto una donna, un laico, che è un rappresentante in Parlamento, in francese, e l'hanno tradotto così, e l'hanno dato un poco spazio, in cui diceva, ci sarebbe anche da chiarire il perché l'Islam si diffonde, lei fa da battistrada dal partito americano in Africa. Di conseguenza permette alle multinazionali di creare dei nuovi mercati, di sfruttare di nuovo la gente. Di conseguenza l'Islam non viene combattuto. E questo è stato affermato da chi vive la situazione dell'Islam, della tensione. Però questa è ad esempio una situazione che nessuno ha dato spazio, dato un'informazione, l'ha ripetuta. E in più dopo, questa era una senatrice del Parlamento algerino, ha fatto un'affermazione storica, il fondamentalismo islamico è stato fomentato all'inizio degli anni 20, in Egitto, diceva, soprattutto per la necessità di combattere i partiti laici che lottavano per l'indipendenza. Gli inglesi, per mantenere il potere, il controllo del canale di Suez, combattere i partiti laici, cioè che non erano fedeli alla tradizione musulmana, ma avevano un riferimento politico e volevano l'indipendenza del paese dall'Inghilterra, per combattere chi voleva l'indipendenza, hanno fomentato l'integralismo. Basta pensare che, ad esempio, secondo alcuni documenti che sono usciti dai servizi segreti inglesi dell'MI5, l'MI5 aveva previsto come tentativo di dominio per sfondare la parte meridionale dell'Unione Sovietica lo sviluppo dell'integralismo islamico. Ah, guarda, qui c'è un altro documento della Repubblica pubblicato il 16/9/1998 che la CIA finanziava il Dalai Lama e la guerriglia contro Pechino nel Tibet. Cioè, tutto qua, cioè, è chiaro che con Dalai Lama e i cinesi non ci sarà mai più dialogo. Per oltre 10 anni Dalai Lama è stato sul libro paga della CIA. Documenti top secret resi pubblici dall'agenzia di spionaggio americana confermano che il governo USA ha finanziato le operazioni di guerriglia tibetane contro la Cina. Per cui il Dalai Lama non è altro che un agente della CIA, come del resto lo era anche Paolo VI, insomma, era un agente della CIA, cioè legato a doppio filo ai servizi segreti. Anche sul presidente Papa si diceva che riceveva negli anni 80 una visita settimanale dal capo della stazione CIA di Roma con i rapporti sulla situazione dei paesi dell'est. Sì. Cioè, questo non lo fermiamo certo noi, è un dato pubblico di cui poche volte in Italia se ne è parlato, ma è anche esistito. Insomma. Esiste. A proposito, vorrei dire a tutti i cattolici, tutti i cristiani che sono qua in ascolto, posso Francesco? Sì. Che io ho dato un'occhiata al libro di filosofia di mia figlia nel primo anno di liceo, no? E il secondo o il terzo capitoletto, no, di introduttivo, dice questo rispetto alla filosofia preistorica: fede è considerata follia. Perché fede è un atto di rinuncia della ragione, di riaffermazione di se stessa, per accettare qualcosa che non appartiene alla ragione. Per cui, tenete ben presente questo, chiunque ha fede in un Dio padrone, in un qualcosa che comunque non può verificare, non, è un folle, cioè è un pazzo. È diversa la fede come divinità pagana, perché la fede e la divinità pagana esprime qualcosa di diverso. Sì. Cioè io ho fiducia in Francesco, perché Francesco l'ho verificato, per cui ho delle aspettative rispetto a Francesco, per cui non è una fede cieca, ma la fede in ciò che io non raggiungo è follia. Sì, ma infatti basta pensare che ad esempio... Pronto? E anche i primi polemisti che si trovavano nella necessità di perdere tempo nel contestare. Ciao, saluto anche, come si chiama? Francesco. Francesco, sì, mi confondevo con Vincenzo.
Non so se ho altri, io sapevo, io proprio ho sentito di uno che ha letto delle lettere, insomma, quando che c'è stato il colpo di Stato in Grecia, sì. I colonnelli, Giovanni XXIII, dimmi. Credo che sia Giovanni XXIII, gli ha scritto, ma non c'era neanche Papa, adesso non so ben che cose date precise. Non è importanza, vai. Ecco, che gli ha scritto lettere di apprezzamento, insomma. Lettere sì. Scritte da Giovanni che dice che era un santo e non è vero niente. Ma guarda che Giovanni XXIII si compiaceva delle cioè lui ha fatto una guerra contro i preti operai, cioè ha fatto una, ecco, veramente una guerra. E anche gli ha scritto lettere a quei che ai generali, insomma, questo, ecco, non so se voi altri capi no, i documenti ne ho specifico non ho idea. Prove interessarmi, perché ho proprio la gamma 5 anche con sentito queste robe. Ma può essere benissimo, perché c'è un interesse, il regime permette più libera diffusione a una religione, capisci? Sì, perché tanti dicono, ma era un santo, era qua, ma non ha mai fatto niente per la gente, assolutamente. Per plebe, insomma. Ecco. Ah sì, che era stato. Saluto tutti. Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao. Grazie amica Cesarina. Sì, beh, i papi non hanno mai fatto nulla né per l'umanità né per i singoli, fanno solo danni, cioè nel senso che praticamente erano papi soltanto per la necessità di essere contro qualsiasi possibilità, perché basta pensare all'assurdità che significa essere papi, cioè nel senso di andare pronto? A pontificare su delle sì, cose che non conosco. Sì, pronto? Ciao, sono Giuliano da Venezia. Ciao, dimmi. Senti, probabilmente c'è un errore su quello che ha detto è Cesarina, non è possibile una roba del genere, poiché mi pare che Giovanni XXIII è morto nel 63. Il colpo di Stato di colonnelli in Grecia sta nel 74, quindi... Ah, può essere, sempre ci... No, ma la Cesarina sì. Però affermava... Probabilmente qualche altro Papa no, o la posizione del Vaticano, se probabile. La Cesarina però diceva che quelle lettere potrebbe averle scritte prima di essere Papa. Infatti, se io ricordo male, credo che lui sia stato un delegato in Turchia. Sì, in Turchia. Però sì, ma non può l'aver appoggiato il colpo di Stato in Grecia che se veniva 11 anni dopo la sua morte. No, oh. 11 anni dopo la morte, sì. E ciò. Sta mettendo un'altra cosa, il discorso del Dalai Lama. Non serve andare sui carte segrete della CIA. E anche nel suo diario lo ammette. Sì. Sì, sì. Mi prendo quello che è scritto sui giornali sì, e commento sì, ragione. Le singole notizie. Ma comunque sta notizia che lo ha scritto, in pratica lo ha messo anche io nei sue memorie, nelle sue robe. No. L'ha messo che io era finanziata dagli Stati Uniti per creare... Quindi la sua coscienza i morti del 49, quando si sta, quando i cinesi... È qualcosa di più, la distruzione di un popolo è più una situazione di guerra sempre mantenuta viva. Certamente. Cioè, perché se lui voleva, poteva trattare tranquillamente, secondo me, il mio punto di vista, con sì, Pechino, sì, sì. Perché a Pechino faceva comodo un uomo che controllasse la situazione. Cioè, penso che spazio gliene avrebbero dato. Magari comunque probabilmente il discorso Grecia molto probabilmente era Paolo VI può essere, ecco, va può bene. Essere comunque va bene dai. Bon, ciao. No, beh, io voglio appunto aggiungere un piccolo particolare sul corso del Dalai Lama quando ci fu l'invasione pronto? Del Tibet pronto? Sì, buongiorno, sono Luigi con la Treviso. Buongiorno. Ecco, dunque, a proposito della scuola e la pervasione della società italiana del Vaticano, io sono convinto, sono con voi quando dite che ci sono vari elementi per dire che permane come dire, una infiltrazione, non infiltrazione, un peso, vedi ci sono so, nemmeno il 15% di praticanti, tanti vanno alle scuole private, per cui e anche c'è il fatto, uno si dice cattolico, dice anche se non praticante, non so, sono svariate decine percentuali di italiani che si dicono cattolici, però dico. Nella scuola, nell'85 c'erano 25% di studenti che frequentavano le scuole private, gran parte cattoliche, adesso sono appena il 7%, per cui non vorrei che si sovrastimasse o si superfettasse un ciao, fenomeno. Circa poi i pagani, un fenomeno, ecco, la butto lì, non ho la preparazione dell'attrezzatura intellettuale e culturale, però penso un fenomeno da studiarsi. Gli Incas erano fino a un certo punto a Pizarro, erano come dire un cerchio, non un cerchio chiuso, non avevano avuto influenze, erano e furono diciamo un impero totalitario
sclerotico e sanguinario, con migliaia, si pensa, non so, decine o migliaia, comunque le vittime, qui siamo verso fino al 1500 più o meno, non so, ecco, sbaglierò secolo forse, ma dico, non essendo soggetto a influenze, sacrificavano vite umane, no? Non avevano l'influenza del colonialismo. Allora dico, erano pagani, no? Anche negli Stati Uniti c'è la pena di morte. Prego? Anche negli Stati Uniti c'è la pena di morte. Ma lo so, non occorre che me lo dica. Vabbè, vedi, sì. Dico, erano dei pagani, sicuramente si può, tra virgolette o meno, no? Questa è un'affermazione tua. Non erano pagani? Questa è un'affermazione tua. Tu dici te. Lei è un studioso del fenomeno del paganesimo. No, io vuol dirti... pagano, non sono uno studioso del paganesimo. Va bene, mi scusi, domanda scusa. Cioè, secondo lei, gli Incas non avevano influenze esterne, si possono definire, secondo i nostri schemi, per carità, saranno sbagliati allora e adesso, quelli di Pizarro e di adesso, si possono o si potevano definire pagani, secondo me sì o no? Adesso vediamo un attimo. Rispondo. Prego? Rispondo per radio. Okay? Ecco, poi ultima cosa, no? A parte la questione visibile, secondo me, dell'editto di Costantino e questo e quello, non so, come spiegate, l'avrete già spiegato, sarà colpa mia se non l'ho sentito, ma dico, quella accozzaglia, quell'aspetto minimo, quel gruppo minimo di cristiani o cristiani, come dicevano i primi latini, che furono perseguitati a Roma, a un certo punto, in tutto l'impero... Quando perseguitati? Prego? No, quando perseguitati? Mai? Non ci pronto? Dai, tagliamo un attimo quella domanda. Sì, guarda, non avevo sentito. Finisco. Vi siete spiegati come mai hanno superato tutte le religioni pagane o cetiche dell'impero e è diventata... religione dell'impero, mettiamo per calcolo dell'imperatore. Devo chiudere perché c'è Mario qui. Buongiorno. Chiariamoci un attimino, io adesso lascio un attimino a Francesco perché Mario è andato di là un attimo, però la trasmissione è chiusa perché l'ora è scaduta. Prima di tutto sia chiaro questo, il paganesimo è diverso dal regime che rappresenta, cioè mentre il cristianesimo e il regime sociale, il comando sociale sono la stessa cosa, questo non avviene nel paganesimo. Un conto è la religione, un altro conto è il comando sociale. Che dopo il comando sociale si serve della religione per comandare meglio, questo è un altro discorso, esatto. Ancora. Però le due cose non coincidono solo con le religioni monoteiste, per cui questa operazione che fanno i cattolici, che è un'operazione sporca, squallida, scorretta, di unificare cose che sono solo sue, l'unificazione è loro. Per quanto riguarda le cosiddette persecuzioni dei pagani che citate a Domiziano, eccetera, vi ricordo che i cristiani stavano tentando di bloccare Roma. Se avessero pagato le tasse non sarebbero stati perseguitati, sono stati perseguitati perché come non pagavano le tasse. Allora, io voglio aggiungere alcune cose. Chiudo la trasmissione qui di Magistro con il Paganesimo, va avanti Francesco qualche minuto finché non arriva Mario. Poi chiudiamo perché dobbiamo rispettare anche l'orario. Alle 19 parlerò di stregoneria pratica, ciao. Ecco, i cristiani appunto non furono perseguitati a Roma perché erano evasori fiscali. Voglio aggiungere un'altra cosa, il paganesimo non si identifica mai con uno Stato o con una società, si identifica sempre come per se stessi. E esistono più paganesimi. Cito un unico particolare. A Roma esistevano il 15 di febbraio, esistevano i Lupercali, che era un'antica festa che non aveva nessuna valenza politica. Durante la festa dei Lupercali, Cesare la fece modificare affinché il sacerdote che conduceva i Lupercali gli offrisse una corona di alloro. Bene, dopo i Lupercali, Cesare fu ucciso perché i pagani reputarono indegno che una festività religiosa fosse tramutata a scopo di investitura politica di un uomo politico. Questo può avvenire nel paganesimo, in cui un pagano trova indegno che la religione o un rito venga sfruttato a sfine politico per un uomo individuale e non ha nessun problema a neanche uccidere l'imperatore che è l'uomo Dio. Nel cristianesimo questo non succederà mai, nessun prete avrà mai il coraggio di fare la stessa cosa. Beh, lasciamo lo spazio a Mario.